Cari amiche e cari amici del canale, buongiorno. Ma di quale canale voi? Io dello Sprugola. Voi di quale canale? Di quale? A chi siete affezionati? Cioè, avete un canale affezionato? Come state? Come state? Oh, ho fatto venire un po' di sensi di colpa ieri, Ma scherzavo. No, non scherzavo, ero serissima. Ma che carine che siete state, povere cicce. Io mi sento ancora abbastanza spiaccicata, devo dire la verità. La mia pressione, la massima, non riesce a superare i 90 e la minima non riesce a superare i 50. Sembrava ieri mattina, invece no. E quindi siamo un po' spiaccicatelle. Battiti al minuto? Pochi. Pochi, troppo pochi. Però ci siamo alzate presto, siamo venute al bar con la minuscola, abbiamo fatto una bella passeggiatella, siamo qua finalmente nel giardino d'inverno, così, perché già la parola inverno mi fa stare bene, non so come mai. E perché d'inverno al freddo io mi metto i maglioni, se abbiamo ancora un tetto finché ce lo lasceranno, è un paio di maglioni, belle causette di lana, no, quelle di cotone, di lana, e si sta bene, un po' di movimento, c'ho la scala, avanti andrei, mi scaldo, ma con sto caldo io moro. La casa tutto sommato è anche fresca, è che proprio mi crea una situazione interna che piacevole non è. Ah, ma mica vi ho, scusate, perché non ho portato il supporto per il cellulare, vabbè, ma tanto è un po' per chiacchierare, vi volevo solo salutare. Sono venuta a far vedere alle signore del mattino presto, alle signore che mi hanno seguita nel Satawal, che non so manco come si pronuncia, aiuto. Ho fatto vedere che l'ho terminato, ho fatto vedere che ho da firmare le codine, ho parlato del modello, ho parlato delle possibili varianti, ho parlato dei possibili materiali, erano contente, curiose, soddisfatte, che belle, erano carine, ho fatto delle domande intelligenti tra l'altro e inerenti insomma a quello che stavamo affrontando, carine. Allora sabato ho promesso che porto loro a vedere questa maglietta finita, ma più che una promessa per loro è proprio una promessa, un intento, una promessa a me stessa. Io la devo finire per sabato, è vero che poi il sabato è lungo, vabbè, se sono abbastanza avanti la vedono com'è, perché io poi la devo consegnare questa maglietta. Cosa stai facendo? Ah, guardate, sto facendo un giacchino a una bambina che compirà questo mese 3 anni, alla Benny, ve la ricordate la Benedetta l'anno scorso, le torte, auguri, tanti auguri a te, e Benedetta sarebbe la figlia, la prima, speriamo ne venga l'altra, dell'amica d'infanzia di Camilla, le due scugnizze, Kelly e Camilla le scugnizze. Kelly ha scoperto in casa della mamma delle fotografie di 24 anni fa, e che carine la loro vacanza in barca a vela con me, insomma, il mio ex marito, alle pontine, che avventura quella vacanza, 2 settimane lunghissime, devo dire, più che altro lunghissime le traversate, andata e ritorno, una peggio dall'altra, no, l'andata è stata terribile, 18 ore di maraccio, di ventaccio storto, di beccheggi, di rolli, di ondate, di sbattimenti e di vomiticchi miei, soprattutto la Kelly che piangeva perché l'avevamo fatto mettere il braccialetto contro il mal di mare, lei non gliene fregava niente, non ha sofferto il mare, io e mia figlia l'ho vista dopo 18 ore e mezzo, perché io ero a poppa, lei a prua sotto e non si è mossa da lì, per fortuna non ha dato di stomaco, altrimenti mamma sua non la poteva aiutare, guardate, perché mamma stava già a pezzi sul ponte di comando. Ah, le ragazze che crescono, i figli, no, tesore. E allora io sto facendo, l'anno scorso gli ho fatto, non so se ve lo ricordate, il bolero, che lo riprenderemo come modello, perché è un regalino passepartout. Quando avete anche degli avanzi o poche cose, volete tenervi buone lì un capo da regalare, il bolero va sempre bene, anche perché quel modello diventa poi un collettone col nodo sciarpetta. Ne riparleremo, faremo di nuovo il modello in carta, ogni tanto ripetere fa bene. Ma cosa stai facendo qua con cosa? Parliamone. Allora, abbiamo detto che quello che sto facendo è per una bambina, sarà per una bambina di 3 anni. E come mai ho iniziato a fare questa cosa? Mamma, attivo risparmio energetico, ma sì che lo attivo risparmio energetico, mi si sta scaricando la batteria, scusatemi, E taglio corto comunque, facciamo un bel taglio corto, ho i capelli bagnati da stamattina alle 6:30, 7, accroccati, ci sto tanto bene, guardate,
E non si sta male qua, anzi si sta proprio bene, mi sono spostata dal sole, speravo di prenderne un po', ho detto anche no, scappiamo, perché sennò se vengo qua. E allora, cosa ho tirato fuori? Ho tirato fuori questi, dei gomitoletti messi da parte, senza etichetta. Allora, come facciamo a gestire i materiali quando ci ritroviamo senza etichette e non ci ricordiamo che cos'erano questi avanti? Che cos'erano? Quando ne mangiamo tanti, no? Quando magari non appuntiamo etichette, mescioline per ricordarci che è quello, in quel colore, cosa ci abbiamo fatto. Succede a tutti, lo faccio anch'io. Che sono tutta quella precisina. Sì, io le cose le dico giuste, poi che pensate che razzolo sempre bene, che razzoli sempre bene, ma figuriamoci. Allora, questo. Questo l'ho toccato e ho guardato, intanto ho pensato al colore, volevo fare subito qualcosa a maglia, ma per scaricarmi la testa, per non pensare, una cosa semplice per non pensare, utile però poi alla bambina e anche alla mammina che si occupa di moda, un negozietto d'abbigliamento, la mamma della bimba, che è carino, a Spezia, nel centro storico, in via del Prione, non mi ricordo come si chiama, c'hanno questi nomi strani che io non ve li so dire. Poi magari lo mettiamo, facciamo mettere una poi dedicheremo alla Benedetta e alla sua mamma, che la Benedetta è già commessa, anzi è proprietaria, lei va, serve, dice oh, che meraviglia questa, ma è buffissima quella bambina, è come sua mamma da piccola, uguale, è un incrocio tra la mamma e la nonna, siamo state diciamo quasi compagne di scuola e lei era in un'altra sezione, me la ricordo, insomma, la Patrizia. Era in classe con uno dei miei fratelli, col minore, con quello che viene dopo di me, diciamo, classe 64. Allora, ho preso questi gomitoli, li ho tastati, mi piaceva il colore, la Benedetta è bionda, una faccia da scugnizza. Voglio fare un golfino aperto, con lo sprone rotondo, molto 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 svasato, molto birichino. E credo di unire anche un altro filato, ma molto più avanti, forse nella parte finale farò un effetto righe, poi ne parlerò, navigo a vista in poche parole. Ma perché ho scelto questo? Perché ho pensato all'autunno, ormai ci siamo, speriamo, e quindi voglio fare un capo cicciottoso che se lo possa godere, quindi comodo nella taglia, comodo nella crescita, che questi bambini non sappiamo mai quanto crescono, magari utilizzabile anche il prossimo anno, quindi c'è tutta una questione di proporzioni da immaginare. Non me lo sono fatto il disegno, vado proprio, navigo a vista, ma ho in mente quello, cioè so, ecco, poi vi spiegherò. E quindi come l'ho scelto? Dico, è per una bambina, sì, è un capo da esterno però, e allora possiamo giocarci con i capi da esterno che non sono magari in pura lana, in pura qualcosa, in puro alpaca, in puro cotone. Allora, se c'è anche una percentuale d'acrilico, poco fa, una percentuale d'acrilico, come fai a capire che ce n'è una se ce n'è una percentuale oppure se è solo acrilico? Dalle sensazioni tattili, dalla capacità di trattenere il calore corporeo, da strisciarlo, sfrizzonarlo e vedere che non fa scintille. Abbiamo dei test pratici da fare, no? Posiamo la mano sul filato e avvertiamo, ascoltiamo cosa succede sotto la nostra mano. Se noi tempo poco iniziamo ad avvertire un piacevolissimo tepore, ok, allora vuol dire che questo capo sarà in grado di trattenere calore corporeo e quindi farà stare bene la bambina quando sarà il caso di garantirsi del tepore con una maglietta dalle maniche corte, ok, con una maglietta dalle maniche lunghe, una camicetta, sopra un vestitino, un abitino di felpa, insomma quello che sarà. Infatti è un capo da esterno, sprone tondo e quindi avrà la capacità di vestire bene le spalle anche nel tempo, di avere un sottoscella comodo, quindi vestirà a lungo, potrà anche essere comodo sopra qualcos'altro e poi appunto essendo così anche morbido può essere indossato anche direttamente a pelle, non dico senza niente sotto, dico sopra una canotta, anche sopra una maglietta, è un capo da esterno, non lo mettiamo a torso nudo ai bambini, no? Però sarà già gradevole anche sulle braccine nude, non pizzica
E sapete che i bambini non hanno pazienza, se avete voglia di dire faccio una bella giochina in Shetland e poi te la metto sulla maglietta alle maniche, e ve la tirano dietro spesso i bambini. Ci sono bambini che non ci fanno caso, ma la maggior parte dei bambini, mia figlia ad esempio, non sopportava certe felpette perché non erano felpate, e quindi non aveva quello strato fuffoso, no, all'interno, ma erano garzate, e lei le sentiva secche e non le voleva le felpe secche, ecco. E neanche con le camicette, non voleva vestirsi a strati, Camille. Noi venivamo in una zona molto fredda, lei voleva solo le felpe, solo di cotone, guardate che era tremendo, e sudava, e quindi i bambini vanno vestiti seguendo anche le loro necessità, non solo i nostri capricci estetici. Io ho cercato di impegnarmi, va bene, quindi l'ho scelto per un capo d'esterno, l'ho scelto per un capo aperto, quindi sarà versatile, eh? I capi aperti sono versatili. È meglio fare golfini o capi aperti, bambini? Qualche golfino e tanti capi aperti. Perché? Perché sotto è comodo in tante situazioni un capo aperto, vuoi se c'è un attimo un cambio di temperatura, si entra dentro un locale climatizzato, fresco, entriamo in un centro commerciale, anche i bambini si sentono male quando passano dal molto caldo al molto freddo. È dannoso a parte la vista, ma soprattutto partono le reazioni intestinali, ecco, consideriamolo. E tanti disagi che vivono nei centri commerciali, i poveri operatori locali, è quello di doversi pulire le scariche di animali, ma perché anche gli animali che vengono portati da casa senza fare neanche la passeggiatina direttamente al centro commerciale, passano dal caldo esterno al freddo becco all'interno, anche agli animali fa male, eh? Solo che loro non gli mettiamo golfino, noi magari ci portiamo la sciarpa, ci portiamo qualcosa da indossare, e loro stanno male e sporcano, e i proprietari non puliscono la maggior parte, manco un po', ed è brutto, è proprio brutto, 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 incivile, brutto, ma questo accade. E i bambini lo stesso, vanno protetti quando entriamo negli spazi commerciali, vanno protetti con i capi adeguati, caldi, che sono in grado di trattenere il calore corporeo, e dire ma entriamo dentro per avere fresco, sì, fresco, non freddo e senza quegli sbalzi assurdi dal caldo becco. E poi i bambini stanno male, gli fate bere il biberon, gli fate bere, gli fate mangiare, poi hanno il mal di pancia. Consideratelo, il mal di testa anche ai bambini, sono mica delle macchine per adesso, poi quando porta di cambiarci i pezzi di ricambio saranno contenti e diventeranno, io ormai sono vecchia quasi, quindi avremo delle generazioni di automi, quello che vogliono, ma nessuno ci fa caso. Allora venite qua, quindi come l'ho scelto? L'ho scelto così, cercando di capire le sensazioni, e mi ha dato subito una buona sensazione di tepore, è molto molto morbido, non è un filato gnecco. Cosa sono i filati gnecchi? Ci sono delle merino che a me non piacciono, proprio le merino, quando sono troppo liscette, quando sono gonfiette, in certo modo, ecco, ci sono dei filati che proprio saranno buoni, saranno, non basta che siano naturali, mi devono anche stimolare la fantasia, non mi piacciono, ecco. E invece questo è un filato opaco, gradevolmente opaco, ritorto buffo, ha un bel color ottaneo, con bei riflessi, ai quali io cosa ho fatto, visto che è un capo d'esterno, lo voglio buffo, ho abbinato la viscosa spalmata, lo vedete questo capo, ecco, che lì ora vedete verzulino, in realtà sotto al sole o in presenza di una piccola, anche piccola luce artificiale, lui scintilla. Ma parli di un capo di bambini, cerchi i filati naturali, poi ci sbatti. Sì, perché questo non entra a contatto, non dà fastidio, viene avviluppato dal filato e ha solo una sua presenza buffa. Volevo ricordare un po', sapete, i cespugli umidi, insomma, sarà carino perché poi la bimba eccentrica è carina, sarà carino, sarà carino. Probabilmente unirò, aspetta, ve lo faccio già vedere, unirò questa boucle secca. Ah, ma parli di un capo da mettere anche a pelle? Sì, ma dove lo metto? Mica glielo metto sulle braccia, forse verso il polso, ma lo metterò probabilmente nella parte finale del capo. È una boucle che mi piace, una boucle giustamente secca, ma comunque assai gradevole sotto il palmo delle mani. I bambini non vanno a tastare come facciamo noi tutto il capo, quindi sarà messa in un punto che non darà fastidio e non sarà a contatto con la pelle della pupa. E vediamo, adesso io l'ho preparato, poi vedrò, ma penso di sì, penso di sì. Quindi ecco come ho scelto un filato senza etichette
per quale motivo, per quale momento, in quale modello e per quale, appunto, occasione, che sarà il compleanno della bambina e la zia, non dico nonna perché ce l'ha le nonne, dico la zia, la zia Lori le fa il golfino. Io non vedo l'ora che me le mandino d'estate le bambine, i bambini che voglio fare da zia. Vado, vai, vado una settimana in vacanza, dico una settimana, anche due. Vado 2 settimane dalla mia zia, una volta dicevo a Roma, a Viterbo. Ecco, e quindi vado, faccio, e mi piace avere i bambini. Vado, andiamo a fare picnic, andiamo a trovare le amiche, si va a scoprire le cose, si fanno esperienze, si va a vedere un somaro. Ho fatto vedere le somare a un bambino locale, dico, quindi, ma a parte che Benedetta ha frequentato un asilo nido carino con la fattoria didattica, ha fatto belle attività, quindi ne saprà più di tanti bambini che vivono in campagna, o di bambini che non sanno che intorno a loro esista una campagna e tutta una flora e tutta una fauna. Bene, vi auguro una buona giornata. Io vado ancora un po' avanti, mi trattengo ancora un po', il cielo è mareggiato, abbiamo tutte queste belle strisciate insieme alle nuvole, perché qualcuno ha detto che per la siccità ci devono propinare delle scie, chi? A me è proprio spudorata, da che non esistono, complotto, complotto, a che no, le utilizzeremo perché servono. Ha capito a me? Sveglia, bambini. Io ho fatto un cappuccino. Voi che vi siete fatti questa mattina? Un cappuccino di soia ben montato e bello bollente.